Mondiale Super Sport, questa è gara 1 del round numero 9 a Cremona, tracciato lento ma tutt'altro che banale, che fa il suo debutto quest'anno nel Mondiale delle derivate dalla serie. Adrian Huertas, numero 99, velocissimo in prova, partito a cannone dalla pole position e velocissimo fin dalle prime battute di gara. Nelle retrovie molto attivo e molto spettacolare Jorge Navarro, che però incappa in una rovinosa caduta che lo estromette dalla gara. Jorge Navarro, ex Moto2, che sta cercando la sua strada in questo mondiale delle medie cilindrate derivate dalla produzione di serie. Dietro Huertas, ormai in fuga, grande battaglia tra Jari Montella con la Ducati 55, Stefano Manzi con la Yamaha numero 62, mentre cade rovinosamente Federico Caricasulo, addio alla gara per il pilota del team MotoZoo, che teneva moltissimo a fare bella figura nella gara di casa, era in quarta posizione. La gara si avvia nelle fasi finali con Huertas ancora al comando e battaglie nelle retrovie, per esempio tra Sofoglu e Tuli, che sono in gioco per la nona posizione. Huertas è molto forte, troppo forte su questa pista per tutti, anche per Montella, che è il suo antagonista principale nel mondiale, 14 punti di margine prima di questa gara 1. Huertas, 19 anni, con la Ducati del team Aruba, va a vincere questa corsa davanti a Stefano Manzi e al suo rivale diretto per il campionato, Jari Montella, che vediamo inquadrato. Huertas si riscatta quindi prontamente dopo un paio di prestazioni, dopo un paio di round non all'altezza del suo talento, finisce la gara in impennata e festeggia insieme ai ragazzi del team Aruba Ducati. Sono i soliti tre protagonisti delle gare precedenti: Huertas, spagnolo destinato l'anno prossimo alla Moto2 con il team Italtrans, mentre alle sue spalle il team Aruba Ducati. Premiazione per Huertas, che ha accanto Manzi e Montella. In quarta posizione Schroeter, poi Wout Emos, Mayas, McPhee e Vostatek. Yeah, it feels incredible to be back to win because we had the previous rounds quite difficult. We were so strong but we couldn't show on the race. So yeah, now today I did a good start that we were missing a lot this and then P1 for all the race. Nobody attacked me. I knew I was so fast and I can do my own race. So yeah, I'm incredibly happy. Thank you to my team. That is the best for sure. I will be a little bit sad to leave them, but yeah, let's enjoy these last rounds of the season and let's try to win this championship. Well done. Congratulations. Thank you. Ed eccoci con le immagini a gara 2, si riparte sempre con Huertas, autore del giro veloce in gara 1 dalla pole position, con i soliti Manzi e Montella affiancati in prima fila. Cade subito McPhee con qualche danno fisico, mentre si scatena la bagarre in testa alla gara con Huertas, super aggressivo ai danni di Montella, non corre buon sangue tra i due contendenti diretti alla conquista del mondiale, mentre Huertas prende un leggero margine di vantaggio. Lotta ai ferri corti tra Manzi e Montella, mentre Huertas, avete visto, finisce largo, sbaglia una curva e rientra in pista in terza posizione, dando quindi a Montella e Manzi di prendere il comando della corsa. Gara 2 che ha uno svolgimento un po' diverso rispetto a gara 1, dove Huertas aveva fatto gran differenza fin dalle battute iniziali. Stavolta lo spagnolo, 19 anni, trova pane per i suoi denti. Montella e Manzi non gliela danno tanto vinta, fin quando Montella, vedete, scivola, perde l'avantreno e finisce fuori pista. È un episodio di grandissima importanza per l'economia del mondiale, un mondiale giocato finora punto a punto. Montella perde questa grande occasione, mentre Huertas rimane in pista in seconda posizione alle spalle di Manzi. A questo punto per Huertas l'importante è arrivare in fondo, limitare i rischi. Un pilota estremamente aggressivo, Huertas, che non guarda mai troppo per il sottile, ma questa gara per lui è troppo importante da concludere a tutti i costi con l'avversario fuori gara. Si avvia Stefano Manzi alla vittoria, è una grandissima soddisfazione per il pilota Yamaha, che non vinceva da marzo scorso, cioè dal round di Catalunya, una Yamaha soverchiata in quasi tutti i round dalla Ducati.
ma che comunque viene tenuta in alto dal talento del pilota romagnolo. Manzi, settima vittoria in questo mondiale Supersport da quando nel 2022 è approdato arrivando dalla Moto2. Vedete, felicissimo Stefano Manzi, è un grande talento che ha ridato il sorriso al team Ten8. L'ordine d'arrivo di questa gara 2 di Cremona, Manzi, Huertas, Butamos, Richter, De Bise e Caricasulo, appuntamento ad Aragon tra pochissimi giorni. Yes, also yesterday I was a bit angry because I was not in the fight for the win, and today we made a step in the warm-up with the setting, so the handling of the bike was much better. And yes, for sure was tight race in the start. I was there and I was looking how to do. And then it was amazing because I can do my own pace, go alone, so when you go solo it's always nice. And yeah, I have no words now to describe, but it's quite emotion because I'm back after a long time, after it was Barcelona, my last win. So here in front of my home crowd is amazing. Thank you guys. Congratulations.